Cantiere aperto a Villa San Martino, un quartiere di Pesaro per la realizzazione della cittadella del basket, una struttura polivalente finanziata con i 4,4 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'intervento è iniziato il 20 settembre e terminerà a dicembre 2024, lavori importanti che comportano l'abbattimento di diversi alberi, una situazione non gradita ai residenti della zona e dall'associazione La Voce del Miralfiore. Noi siamo in Via Togliatti in questo momento, è iniziato un nuovo cantiere. Qual è attualmente la situazione? La situazione è che questo cantiere, che è denominato la Cittadella del Basket, prevede la realizzazione di una palestra e di una palazzina antistante che si affaccia su Via Togliatti. Ora, nel momento in cui è stato approvato questo progetto, inevitabilmente questi 22 alberi che sono stati abbattuti sono stati condannati, perché questa struttura nascerà esattamente dove questi alberi purtroppo erano presenti e dove in qualche maniera fornivano un servizio alla comunità importante, sia perché è antistante appunto alla piscina, sia perché partecipano, diciamo, all'ecosistema e quindi fornire servizi importanti, diciamo, per la qualità della vita di tutti i residenti. Noi non siamo quelli che, come ci vengono appellati, apostrofati come quelli del no. Noi siamo, chiaramente, comprendiamo quelle che sono le difficoltà operative in certi contesti, quindi capiamo che in certe occasioni certi alberi devono essere abbattuti, ma è anche vero che spesso e volentieri tanti altri possono essere salvati e purtroppo viene a mancare questa seconda opzione, cioè quella di salvarli, ripeto, progettando attentamente. Nonostante alcune lamentele da parte dei residenti, l'amministrazione procede spedita. L'amministrazione purtroppo troppo spesso procede spedita, non ascoltando minimamente il parere e le aspettative dell'opinione pubblica. E questi molti anni l'abbiamo spesso contestato questo fatto. E noi riteniamo che sia possibile in qualche modo operare in sinergia con l'amministrazione. Sarebbe sufficiente che l'amministrazione in qualche maniera fornisse, diciamo, in maniera tempestiva le informazioni, anziché ritrovarsi praticamente a intervenire a posteriori, solamente quando vediamo gli alberi cadere, che chiaramente è sempre molto tardi. Quello che possiamo fare è solamente cercare di limitare i danni, mentre invece si può operare decisamente meglio salvando il salvabile. Chiaramente non chiediamo miracoli, però quello che si può salvare si deve salvare. Siamo convinti che questo è un progetto forzato, che non doveva nascere in questo posto, doveva nascere chiaramente alla Torraccia, dove era la sua destinazione, prevista anche dal piano regolatore, tra l'altro. È stato forzato qui per una questione di convenienza economica.